capoluogo lombardo, si prepara ad Expo 2015 e proprio ad Expo 2015 uno dei protagonisti sarà il Consorzio Nazionale Imballaggi, con una serie di iniziative che sono state presentate proprio qui a Milano, finalizzate a sensibilizzare i visitatori sui temi della raccolta e del recupero dei rifiuti da imballaggio. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. CONAI ci sarà a poco più di 30 giorni dall'apertura ufficiale di Expo 2015. Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione all'esposizione milanese. Tante le iniziative, dall'installazione di un contatore ambientale ad un gioco interattivo per bambini, passando per la diffusione di pillole video sul sistema di differenziazione dei rifiuti. Tutto con un obiettivo preciso: raggiungere la soglia del 70% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti. Il modello che verrà utilizzato durante l'Expo è il modello Milano, quindi con la raccolta multimateriale plastica e metalli e monomateriale carta e vetro più l'organico. Noi provvederemo poi, quindi, oltre a dare questa informazione, ad avviare poi al riciclo attraverso i consorzi di filiera e l'accordo che noi abbiamo con AMSA i rifiuti raccolti nei vari centri che sono già collegati ad AMSA e a noi. Un contributo, quello di CONAI, che lascerà il segno. Nella storia delle esposizioni universali, infatti, Expo Milano sarà la prima ad aver scelto di perseguire obiettivi dal punto di vista della raccolta dei rifiuti. Un bel primato, ancor prima di iniziare. L'economia circolare ha un obiettivo sostanziale, quello di cambiare la logica di utilizzo delle nostre risorse, minimizzandone il ricorso e di quelle che vengono utilizzate, facendo in modo di spingere al massimo il riuso o il riciclo. È chiaro che da questo punto di vista occorre dare informazione, occorre educare, occorre sensibilizzare. La componente e la contribuzione di CONAI è la raccolta e la sistematizzazione dei dati, la creazione di tutti quegli elementi di educazione, soprattutto verso il visitatore, che poi si sostanzia nelle pillole e video che vanno all'interno dei nostri totem, piuttosto che anche le applicazioni con i giochi che vengono resi online sul nostro web e sui nostri video wall, la presenza fisica di panchine all'interno delle piazzette che danno evidenza di come possa essere attuato in maniera sana un'attività di riciclo, e l'obiettivo è di fare in modo che chi esce dal sito espositivo si sente arricchito, perché ha visto e discusso delle tematiche relative all'alimentazione, ma abbia avuto anche una buona exposure su quella che è la necessità di saper gestire meglio tutto il nostro ambiente e di tornare a gestire delle città in maniera un pochino più intelligente rispetto a quanto capiti già oggi.